questa è la più difficile subito. La prima volta che ho iniziato a pensare a Dylan era nel 2018, adesso è il 2021, in mezzo è successo un sacco di roba. Però la voglia di fare Antigone è rimasta ed è cambiata, ovviamente, perché è cambiato il mondo. Ma la cosa bella è proprio questa, che nonostante siano passati 3 anni, il desiderio è rimasto uguale. Devo guardare in camera. Cioè, banalmente perché è un simbolo, forse è quel simbolo di resistenza che in questo momento manca, o comunque una cosa che non bisogna mai scordare, soprattutto da questi anni difficili, terribili, in cui ci siamo ritrovati, dove è stato tutto bloccato, dove molte persone hanno perso molto. Forse il simbolo di resistenza, resistere per riesistere, è quello che per me rappresenta l'Antigone. Questa è veramente difficoltà subito. È rimasto uguale perché Antigone è una spinta, è un qualcosa che c'è dentro tutti quanti noi. La voglia di urlare al mondo che ci sono delle cose che non si possono toccare e che ci sono dei diritti per cui vale la pena lottare a qualsiasi costo. Queste tragedie hanno una potenza. Continuano a parlarci ancora oggi, poi Antigone parla di un conflitto veramente ancestrale tra legge e giustizia. No, ma poi perché Antigone? Perché Creonte oggi? Io faccio Creonte, quindi... C'è una battuta nel testo che Antigone rivolge al Corifeo. Tebano, se tu ricorderai questo giorno, allora non ci sarà bisogno più di nessun Antigone. Chiaramente questa cosa va ricordata, secondo me, in qualche modo alle persone. Anche se un Antigone c'è già stata, non solo una, forse, e ce ne saranno tantissime di Antigoni. Questo forse è un modo per mantenere vivo il suo ricordo. Credo che si tratti di esplorare un po' quel legame che c'è tra, o meglio, quel confronto che c'è tra l'individuo e la società, dove inizia uno e finisce l'altro, e soprattutto il rapporto con ciò che è giusto per l'individuo e ciò che invece è giusto per la comunità. Viviamo in un momento estremamente individualista. Questo spettacolo ci permette di farci la domanda: che cosa è il bene? Le due posizioni di Creonte e Antigone sono comunque due posizioni che riflettono ognuno per sé un bene comune. Questa domanda rispondiamo a un certo punto del percorso di lavoro, di preparazione dello spettacolo, e non siamo ancora arrivati a quel punto, quindi probabilmente lo scoprirò a breve, però sicuramente c'è un motivo. Adesso, tra pochissimi, pochi giorni, lo scopriremo. La domanda non è perché Antigone oggi, ma perché non Antigone sempre.